Sera. Buonasera. Devo cominciare io? Eh, devi cominciare te, devi cominciare lei, professore. Allora, buonasera a tutti. Voi? Ci conoscete, io sono Alessandro Barbero, lui è Davide Savelli. Chi sente il nostro podcast ci sente tutti e due. E vorrei chiarire subito che quello che vi aspetta questa sera non è, eh, come dire, un incontro col pubblico nelle forme tradizionali, non solo non è una conferenza o una lezione, ma in realtà io non parlerò neanche a voi, io parlerò con lui. Perché questa è la registrazione di tre puntate del nostro podcast. Eh, come dire, magari sbrodoleremo un po' di più di quello che facciamo di solito, tanto poi si taglia e si monta. Però in realtà, appunto, quello che voi vedrete, ecco, è come se voi foste, come dire, dietro il buco della serratura. Noi ci troviamo ogni tanto a registrare un certo numero di queste puntate, eh... E questo è quello che voi vedrete, quindi mi scuserete se io, contrariamente a quello che faccio di solito, non verrò qui al microfono a parlare a voi vedendovi in faccia, eh, poi magari mi scapperà di farlo, ma normalmente noi due parleremo come se fossimo da soli, come quando registriamo. Sono tre puntate, abbiamo fatto almeno lo sforzo di vedere se ci poteva essere un filo conduttore per, per collegarle queste tre puntate. E sapete che ogni puntata del podcast parte dal principio che nell'immensa marea di domande che riceviamo, Davide ci lavora su e individua un nucleo di 3, 4, 5 domande su uno stesso argomento, in modo che ogni puntata abbia un tema e anche un titolo del resto. E anche quello lo fa... Stavo per dire che quello lo fa lui, sì, tutto fa lui in realtà in eh, questo podcast, che sia ben chiaro e lo vedrete bene anche adesso. E... E così è lui che a un certo punto ha detto: Ma sai che ci sono molte domande sul tema del pane, della storia del pane, quando l'uomo ha inventato il pane. Evidentemente il pane continua a essere una cosa, anche se ne mangiamo in realtà poi non più tanto come i nostri antenati, ma continua a essere una cosa che ci colpisce. Pane. Poi un'altra cosa. Sorpresa che ci colpisce è l'amore, se ne parla. E abbiamo avuto tante domande sull'amore nella storia, si intende, è sempre la chiave, è sempre quella. E allora è chiaro che ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ma certo, pane, amore, e fantasia, dai, fantastico. Eh, lo sapete quasi tutti, è uno dei grandi classici del cinema italiano degli anni 50, film di Comencini del 53 credo, sì, ecco. Eh, con Gina Lolo Brigida, oltre che con Vittorio De Sica. E allora? E siccome è giusto fare le cose come sono giuste, io me le ero anche scritto, e l'ha fatto Comencini con Margadonna, grande sceneggiatore no, di quei tempi. Allora, pane amore e fantasia, fantastico. Basta trovare le domande sulla fantasia. La fantasia non interessa a nessuno. Eh, non c'è nessuna domanda sulla fantasia, quindi abbiamo dovuto rinunciare, però a quel punto ci piaceva troppo l'idea. E invece ci sono diverse domande sul tema della meraviglia, declinato in, in vari modi. E quindi alla fine abbiamo inventato questo ibrido. Eh, ci siamo detti a titolo di giustificazione, che in fondo, tra la fantasia e la meraviglia un qualche nesso c'è. E che ci vuole fantasia per meravigliarsi, comunque eh. Chi non ne ha, non, non si meraviglia neanche di niente, credo. E insomma, morale: il titolo è quello che vedete, e, e adesso noi procederemo come procediamo di solito. L'unica cosa che non farò sarà di dire: eccoci qua, cuffia, microfono. Siamo pronti? Davide, qual è l'argomento di oggi? Però detto questo, noi adesso procediamo come facciamo di solito per, per creare una creare una parola grossa, insomma va bene dai. Per realizzare una puntata del podcast. E allora, professore, io comincerei dal primo elemento della nostra trilogia, il pane. Con una domanda che ci è arrivata proprio da Torino da Alessandro, che dovrebbe essere anche in sala, non siamo sicuri. Eccolo là. Ciao Alessandro, dove, grazie. dove, dove? dove? Eh, ah, okay. per, per comodità la riassumo io, la tua domanda. Uh, Alessandro, si è sempre chiesto come sia stato possibile che l'essere umano inventasse una cosa così semplice ma così complessa come il pane. Come può essere nata l'idea di macinare i semi del grano fino a ridurli in polvere? Di mischiare la farina con l'acqua? E di cuocere l'impasto per renderlo digeribile? Alessandro ha scritto anche: grazie mille per il podcast interessantissimo, eh sia chiaro. Avevo sintetizzato. Avevo sintetizzato io. Le domande che contengono complimenti passano prima delle altre, di solito, riveliamo anche questa cosa. Eh. E... E riveliamo anche quest'altra cosa che voi non sapete se, mi se ci ascoltate naturalmente, che io sembra che vada giù sparato dicendo cose che ho sempre saputo fin da quando ero bambino. In realtà io ho 50 pagine di scaletta sotto gli occhi e le cose che dico le ho cercate e, e, e le ho messe insieme e le ho qui. Eh, e senza questo sarei perduto. Detto questo, il pane. C'è una parte di questa domanda a cui in realtà sarà molto difficile rispondere e cioè... Come è stato possibile che ci arrivassero? Perché su quello, come dire, nessuno ce l'ha raccontato. Eh, e tutti noi, credo, di fronte a tante invenzioni, ma specialmente quelle più antiche, ce lo siamo detti. Eh. Ma tu pensi che questi qua a un certo punto hanno scoperto che quella roba lì era commestibile. Però era commestibile, però bisognava macinarlo e farne farina. Quando la farina non esisteva e loro l'hanno inventata. E poi la farina bisognava impastarla con l'acqua. E poi bisognava... Come è possibile? Eh, Alessandro, non lo so com'è possibile. Eh, evidentemente siamo una specie che ha avuto migliaia di anni per riflettere su queste cose. Noi non sappiamo neanche se il pane l'ha inventato una singola persona geniale, donna o uomo che fosse, e poi via via la cosa si è diffusa, o se invece è stato inventato, come a volte succede: eh, le cose vengono inventate. La scrittura, mica l'ha inventata qualcuno in un posto solo. Eh, io, nel Mediterraneo l'hanno inventata e i cinesi se la sono inventata per conto loro. Il pane però, quello che si può dire è che, ecco, che è un po' cambiata l'opinione che hanno gli studiosi sulla nascita del pane e quando cambiano le opinioni che noi abbiamo su cose così lontane nel tempo, è sempre perché ci sono gli archeologi che hanno trovato qualcosa di nuovo. Il pane, chiariamolo subito, è stato inventato molte migliaia di anni fa, molto prima della scrittura, il che vuol dire che noi non abbiamo nessuna informazione scritta della gente che ha inventato il pane. Però abbiamo risultati, come dire, degli scavi archeologici. E l'archeologia ha questa caratteristica, anche leggermente inquietante, eh? Che quello che era vero dieci anni fa, all'improvviso si scopre che non è vero niente. Perché c'era una datazione e poi hanno trovato una cosa di mille anni prima. E, tutto, e quindi è sempre molto provvisorio tutto quello che tu credi, compreso quello che diremo adesso. Però ecco, sostanzialmente, fino a un po' di tempo fa si diceva, si associava molto la produzione della farina e del pane con la coltivazione dei cereali. E quindi si diceva, va bene, c'è stata una grande svolta, l'abbiamo tutti studiato anche nei manuali scolastici, perché è una cosa che è piaciuta molto, prima gli esseri umani erano cacciatori, raccoglitori, andavano in giro a cacciare il cervo o raccoglievano le bacche e poi a un certo punto... Hanno scoperto che si può stare fermi in un posto, così hai una capanna finalmente, anziché una tenda. Ecco, sempre, hai una capanna e coltivi. Cosa coltivi? Cereali. Cosa ci fai con i cereali? Il pane. Ora, il problema è che attualmente sono state trovate briciole di pane, bruciacchiate e tuttavia conservate, prodotte in un deserto del Medio Oriente da una qualche tribù di cacciatori raccoglitori, i quali quindi non coltivavano i cereali, ma facevano comunque lo stesso il pane, impastando farina d'orzo selvatico e di frumento selvatico, e in questo sito archeologico, di cui potrei dire il nome leggendo qui, ma non ve lo dirò, ma comunque siamo grossomodo in Giordania, sono state trovate briciole di pane datate. Fra 11.600 e 14.600 anni fa. Quindi, diciamo 10.000 anni prima di Cristo come minimo. E quindi, risultato provvisorio, perché un giorno ne troveranno altre di 20.000 anni fa, chiaramente, voi lo capite. Ma ora come ora, anche questi che non coltivavano un bel niente, però avevano capito che questa pianta selvatica, tu puoi prendere i suoi semi, macinarli e farci il pane. Ovviamente noi, noi ci fidiamo, eh. non so se ci sono archeologi in sala, gli archeologi ci dicono che la datazione è quella e quello è pane. E, e in realtà adesso scherzo, ma perché gli storici tendono un po' ad avere un minimo di rivalità con gli archeologi, eh, <ride> i quali trovano continuamente cose nuove e ci cambiano le carte in tavola, ma di fatto ci si può credere, eh. quella roba lì se lo dicono loro è davvero pane. Poi, poi per carità ci sarebbero anche datazioni ancora più indietro perché in Australia hanno trovato... Pietre da macinazione che hanno datato a 30.000 anni fa. Saremmo quindi ancora molto, molto prima. Qui però interviene una cautela che ogni tanto gli archeologi hanno. Le chiamiamo pietre da macinazione, ma non è che siamo proprio sicuri che servivano per quello. Ecco. Quindi, diciamo, in quel caso lì non è una prova. E se poi vogliamo dire quando è che il pane diventa il pane, cioè quando è che la gente lo identifica con il cibo. Il vero cibo è quello, eh, come era ancora fino al tempo dei nostri nonni, e il resto è un'aggiunta, no? Il companatico, ma il vero cibo è il pane. E beh, quella roba lì comincia comunque ancora nel Neolitico. Cioè, grosso modo, 5-6 mila anni fa, in Egitto, uno comincia a vedere delle raffigurazioni, delle opere d'arte, delle immagini che rappresentano proprio la macinazione del grano e, e la, produzione, la produzione della pasta da pane, ecco. Quindi lì a quel punto nell'Antico Egitto era diventato grosso modo quello che conosciamo, che conosciamo noi oggi. Ecco, ecco. io professore a questo punto vorrei farli ascoltare e in questo caso anche vedere perché dai qualche miglioria l'abbiamo fatta rispetto al podcast. Vabbè, me la sono <ride> permessa io. Un'altra domanda che ci arriva da ben 1280 km di distanza, ho calcolato con Google Map naturalmente. Vale a dire dal Paese di San Floro. In provincia di Catanzaro. Ce l'ha inviata Stefano. Cognomi noi per convenzione non li indichiamo mai. Ma dopo aver ricevuto e scelto la sua domanda, abbiamo fatto qualche ricerca, ricerca e abbiamo scoperto che Stefano è un giovane mugnaio che ha fondato una start-up che recupera varietà di grano antiche, così come diversi mulini storici a pietra, e che per tutte queste iniziative ha ricevuto anche un encomio addirittura. Un'onorificenza dal presidente Mattarella. Allora, a questo punto mi sono permesso di ricontattarlo, la redazione si è permessa di ricontattarlo e abbiamo chiesto se per una volta invece della sola domanda del messaggio vocale ci faceva addirittura una specie di selfie, un video. E glielo faccio vedere, lo possiamo vedere qua. Salve professore, mi chiamo Stefano. Qualche anno fa, grazie. Ai social ho lanciato un crowdfunding per avviare il mulino che vedete qui alle mie spalle. Infatti mi occupo di agricoltura per difendere il territorio, eh, di macinazione e anche del latte e del pane. Volevo chiederle quindi l'importanza del grano nella storia, dei mulini e quindi la loro utilità e perché no dell'arte della panificazione del mestiere del fornaio. La ringrazio tanto per la sua risposta. Eh, insomma, siamo, siamo entrati diciamo, nell'ambito, so l'importanza sociale di alcuni mestieri come. Mugnai e fornai. Certo, e poi l'importanza del grano. Ecco, in realtà forse vale la pena di dire una cosa: anche se rischio di anzi, eviterò di entrare troppo in dettaglio, eh. Però diciamolo, noi oggi, specialmente noi in Italia, noi oggi mangiamo pane di, di, di frumento, pane bianco. In altre parti d'Europa mangiano soprattutto pane nero, pane di segale, va bene. Eh, non è stato sempre così. I cereali che si possono panificare sono tanti, e in passato se ne preferivano altri. Anzi. In origine in Medio Oriente, in Egitto, ma anche nella Grecia antica era l'orzo il principale cereale con cui, con cui si faceva il pane. Ed era l'orzo perché l'orzo è molto resistente, non è delicatino come il frumento e quindi quando ti trovi in una realtà di sussistenza in cui dal prossimo raccolto dipende se campi o se fai la fame, eh, e allora a quel livello lì, prima di investire a fare qualche campo di frumento, ne fai tanti di orzo e quando sono l'orzo sei tranquillo, allora magari ti permetti anche il lusso di fare, di fare il frumento. E poi c'è ancora altro, qualcosa che abbiamo riscoperto da qualche decennio, avete presente la zuppa di farro? No, ecco, il farro e, e la spelta, che è un tipo di farro, sono anche loro dei cereali che hanno dei vantaggi concreti, si conservano meglio per esempio, hanno una specie di buccia intorno al grano. I romani quando dovevano immagazzinare cereali per le campagne militari, che poi le legioni se li portavano dietro sui carri, ecco, non ci mettevano mica il frumento, ma, ma neanche tanto l'orzo, invece il farro, quello sì, perché resiste bene all'umidità, ecco, è più difficile che vada male, e poi, e poi proprio perché era importante differenziare, capite? Ci sono i cereali che reggono meglio il freddo, quelli che patiscono il caldo, quelli che patiscono il secco e quelli che patiscono troppa pioggia, quelli che semini in una stagione... In un allora, differenziamo il più possibile. Nell'antichità e nel Medioevo seminavano anche un cereale che noi considereremmo immangiabile dagli esseri umani, cioè il miglio, che si dà ai canarini, avete presente, no? Ecco, eh, si, faceva, si faceva in Europa, anche in Estremo Oriente, eh? Mi ricordo adesso che nel film I Sette Samurai eh, si vede a un certo punto il giovane samurai che scopre che i contadini, per pagare i samurai che li difendono, sono ridotti a mangiare non più il riso. Il riso lo danno i samurai e loro mangiano il miglio. E questo giovane samurai, che è innamorato, qualcuno di voi avrà visto il film, e se vedetelo, eh, che è innamorato della ragazza contadina e la scopre che sta mangiando il miglio e rimane costernato: c'è cioè un cibo da animali. Certo. Se sono andati bene gli altri raccolti lo dai alle bestie, ma se sono andati male te lo mangi tu. E dato che siamo qua a Torino, eh, lo dico, verrà un giorno, alla fine del Medioevo, dopo la scoperta dell'America, che arriverà da noi un altro cereale nuovo, il mais. E questo cereale nuovo si capirà subito benissimo che per gli esseri umani non è l'ideale da mangiare. Lo mangi quando si mette male, se no lo usi per gli animali. Una volta che c'è il mais, si smette di produrre il miglio, almeno quello. Adesso che c'è il mais ce lo possiamo permettere, basta miglio. Come lo chiamiamo il mais? Lo chiamiamo miglio. In piemontese melia. Sapete bene che il mais si chiama lamelia. Ecco, la melia non è una parola che hanno inventato allora. Prima indicava il miglio, ovviamente, la melia. E poi è passato a indicare il mais. Eh, detto tutto questo, no, beh rendiamo giustizia ai tedeschi, nel Medioevo inventano anche la segale, inventano insomma, c'era selvatica ma cominciano a coltivarla, non è una cosa antica la segale. E a quel punto nascono le due europe appunto, del pane bianco dove tutti mangiano pane bianco e del pane nero dove i ricchi mangiano pane bianco lo stesso. Ci sono testi medievali che dicono chi è il nobile? È quello che mangia pane bianco tutti i giorni. Eh, e il popolo invece mangia, mangia il pane nero. Dopodiché, dopodiché però, il nostro, il nostro Stefano voleva sapere del lavoro del mugnaio. Il lavoro del mugnaio nasce quando nasce il mulino, e cioè in realtà nel Medioevo. Perché nell'antichità, non che non conoscessero il mulino, avete presente la differenza? Cioè, mulino vuol dire un macchinario, un edificio vicino a un corso d'acqua, ci sono anche i mulini a vento, ma da noi non ci sono. Il mulino più diffuso è il mulino d'acqua. C'è un corso d'acqua che fa girare una ruota e c'è un sistema di ingranaggi e di alberi che permette con questa ruota di far girare le macine, d'accordo? E quindi si macinano i cereali su grande scala, su scala industriale, diciamo. Nel Medioevo il mulino è l'unico macchinario che conoscono tutti, c'è dappertutto. Non c'è paesino sperduto da dove non si abbia accesso a un mulino. Gli antichi. Il mulino in teoria la conoscevano benissimo. Scientificamente erano piuttosto avanti, tecnologicamente erano abbastanza avanti i greci. E quindi il mulino lo sapevano fare. E qualche mulino c'era, grandi impianti statali. Ma avendo gli schiavi e le schiave che non costano niente, era inutile investire per fabbricare i mulini. Metti lì due ragazze e gli fai girare la macina. Tanto che c'è un epigramma di un poeta greco, Antipatro di Tessalonica. Dell'età di Augusto, che esalta appunto questa novità, che sarebbe bello se si diffondesse: il mulino automatico, per così dire, il mulino ad acqua. E l'epigramma dice: ragazze, potete smetterla di stare attaccate alla macina, perché adesso il vostro lavoro lo fanno le ninfe delle acque, e voi finalmente potete riposarvi. E... Peccato che, appunto, non conveniva fabbricare i mulini ad acqua finché c'erano gli schiavi. Nel Medioevo, quando gli schiavi non ci sono più, nasce il mulino e quindi nasce il mugnaio, cioè l'uomo che di solito non è il padrone, il mulino l'ha costruito qualcuno che ha investito, ma il mugnaio è l'uomo che lo fa andare avanti. E quindi è un personaggio importante, chiaramente. Tutti gli abitanti della zona vanno al mulino, voi capite, il mugnaio conosce tutti. Arrivi col tuo sacco di grano da macinare, stai lì due ore, cosa fai? Chiacchieri col mugnaio. La prossima volta mia moglie non la mando, vado io dal mugnaio la prossima volta. E però intanto dal mugnaio sai cosa ho sentito? Ecco, mi spiego, diventa un luogo importante della vita collettiva contadina e diventa un luogo il mugnaio diventa appunto uno dei personaggi di spicco della comunità, come immagino che sia il nostro Stefano che abbiamo visto prima. Io le farei le faccio vedere una cosa, una, una... Chiamiamola, come si chiama? Una word cloud, no? una nuvola di parole. La descrivo per chi ci ascolta. Al centro c'è una parola gigantesca, pane, e tutto intorno una moltitudine di tipi di pane che vengono quotidianamente prodotti e consumati nella nostra penisola. Sono tipo 300 i tipi differenti di pane in Italia. A riguardo ci è arrivata la domanda di Veronica da Parma, attraverso la newsletter di San Paolo, di Intesa San Paolo, l'abbiamo invitata ma non è potuta venire, che ci chiede perché in Italia praticamente ogni città ha il suo pane tipico, mentre in Francia c'è solo un tipo di pane da nord a sud, la baguette? Eh, ma questa è una cosa che riguarda non tanto la storia del pane quanto la storia della Francia, eh, perché in passato non era così naturalmente. Non che siano arrivati ad avere 300 tipi di pane, hanno forse 300 tipi di formaggio, diceva il generale De Gaulle, se non sbaglio. no? È impossibile governare un paese dove si fanno 300 formaggi diversi. Non aveva provato a governare l'Italia, evidentemente. <ride> Dopodiché, non avevano 300 tipi di pane, ma nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, la grande opera del 700 dell'illuminismo francese, che in pratica descrive il mondo e descrive in dettaglio tutte le tecnologie, tutte le cose che si producono. Ecco, nell'enciclopedia eh, ci sono almeno una trentina di tipi diversi di pane prodotti in Francia, che non saranno i 300, ma comunque è già qualcosa. E c'erano differenze profonde, eh? e di sicuro non c'era la baguette, perché naturalmente il pane a quell'epoca, voi capite come funziona la faccenda, per tutto il Medioevo e l'età moderna, la gente ha il suo grano, la maggior parte della gente sono contadini e se lo coltivano, se no, ti se sei un cittadino comunque ti compri il tuo grano o al limite ti compri la farina, ecco, d'accordo? Il grano lo porti a macinare al mulino, torni a casa, ognuno ha in casa la sua farina e poi si fa il pane, e cioè la donna di casa naturalmente impasta il pane come minimo per tutta la settimana. Pagnotte quindi belle, grosse, te le impasti in casa e poi vai al forno, che come il mulino è un impianto, diciamo, industriale, tra virgolette, pubblico. C'è il fornaio e tu dal fornaio fai cuocere il tuo pane e lo paghi. Puoi pagarlo anche in natura anziché fare 12 pagnotte ne fai 13, una resta a lui, che poi allora vende anche un po' di pane, effettivamente, certo, a chi non se lo fa in casa, ma normalmente te lo fai in casa, e quindi se lo fai una volta alla settimana va già bene, e quindi avete presente la baguette il giorno dopo, che cosa è diventata, ecco, quindi niente, neanche in Francia facevano grandi pagnotte, e c'erano addirittura regioni, dov'è che me lo sono segnato, nel delfi. ecco, a fine Settecento ci sono viaggiatori che osservano che il contadino francese in genere fa il pane una volta al mese. Nel Delfinato, nelle montagne del Delfinato, che erano particolarmente povere, facevano il pane una volta ogni sei mesi. Quindi ti fai il pane per i prossimi sei mesi, poi te lo porti a casa, e quando c'è da mettere in tavola il pane, vai il padron di casa con l'ascia. E con l'ascia taglia le fette di pane per il pranzo di oggi. Ecco. Funzionava così: altro che baguette. Poi, naturalmente, invece la baguette è un lusso della modernità quando diventa possibile avere negozi che te lo sfornano fresco tutti i giorni. E però perché la baguette in tutta la Francia? Ma per lo stesso motivo per cui in Francia nessuno parla più dialetto, perché la Francia ha centralizzato deliberatamente, molto pesantemente tutta la vita collettiva. E quindi così come si è fatto di tutto per sradicare i dialetti, così di fatto si è imposta una, un modo francese di fare le cose uniforme, da cui appunto, vabbè, neanche adesso è la baguette l'unico pane che si trova in Francia, in realtà eh, ci sono panetterie che fanno cose sfiziose, però effettivamente è una cosa che da un capo all'altro dell'esagono, come dicono loro, eh, rimane, rimane dominante. Allora, visto che siamo arrivati ai tipi di pane, all'Italia, alla nostra penisola, per entrare ancora più nello specifico, le vorrei far ascoltare una domanda che ci arriva da Perugia, da una giovanissima ascoltatrice, che tra l'altro ha un nome mitologico, Castaglia. Ascoltiamo. Buongiorno, professore Alessandro. Io mi chiamo Castaglia e vivo a Perugia. I miei genitori sono viterbesi. Volevo chiedere perché sia a Viterbo sia a Perugia c'è il pane sapo. Eh, ci sono motivi storici, per caso? Grazie. Allora, beh, certo, che come dire, che in gran parte dell'Italia centrale si fa il pane senza sale, lo sappiamo, e sappiamo anche tutti che è una cosa che risale come minimo al Medioevo, dico lo sappiamo tutti perché tutti quanti vagamente avrete sentito una volta nella vita il verso di Dante, quando sarai in esilio tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui. Perché il pane altrui sa di sale, e quindi a te, toscano in esilio, ti fa sentire ogni volta che vai a tavola che non sei, che non sei in patria. Il nostro invece era senza sale, molto più buono, implica Dante, ovviamente. No? Ecco. Eh, devo dire che questa cosa del pane senza sale, secondo me, è semplicemente perché a loro gli piace così. E eh, una volta che cominci a fare le cose in un modo, diventa, diventa il modo di casa tua di farlo. Ma naturalmente nessuno si soddisfa, lo vedo anche sulle vostre facce, nessuno si soddisfa di una risposta del genere, lo fanno perché gli piace farlo così, no, ci sarà un motivo. E allora, in realtà, intorno a questo pane senza sale, quando nell'Italia centrale si sono accorti appunto che gli altri non lo fanno così, sono nate una serie di spiegazioni. Che secondo me sono leggendarie, eh? però non è che io ho la verità in tasca, magari. Però eh, le spiegazioni vertono soprattutto sul commercio del sale. Allora, è vero che il sale in passato era una merce che costava, era una delle poche cose che tutti dovevano comprare. Senza sale la vita umana non è possibile. Nella nostra civiltà da sempre si sono fatti i salumi, naturalmente, il contadino ammazza il maiale, il sale è fai il pane, ci devi mettere il sale, tranne appunto il Italia centrale. Quindi il sale è l'unica cosa che anche in un'economia molto di sussistenza, dove il contadino cerca di produrre tutto quello che gli serve, lo deve pagare il sale, lo deve comprare. E questo significa che ci sono dei monopoli. Del resto il sale, fino a un po' di tempo fa, no? eh, chi ha la nostra età se lo ricorda, quando c'era il monopolio sale e tabacchi e si comprava solo dal tabaccaio il sale, monopolio di Stato. E questo è un avanzo del fatto che... Tra medioevo ed età moderna, i governi, i quali sono sempre alla ricerca di nuovi modi, la cosa vi stupirà, di imporre delle tasse, è anche il passato naturalmente. E quindi, una volta che ti sei reso conto che il sale è l'unica cosa che tutti comprano e per di più viene importata, e allora, tanto per cominciare, ci mettiamo delle belle tasse sopra, tanto la gente deve comprarlo. E allora, una delle risposte possibili, appunto, che si sentono dire ogni tanto, è che quando... Quando il Papa ha aumentato nello Stato pontificio spropositatamente il prezzo del sale, allora la gente dice, glielo faccio vedere io al Papa, e non lo usiamo più il sale, nel pane non ce lo mettiamo. In realtà sapete perché eh, mi lascia in dubbio questa cosa, eh, non ci metterei la mano sul fuoco per lo Stato pontificio, non lo so, cioè in modo specifico, ma in generale i governi dell'età moderna non erano mica fessi. Lo sapevano benissimo anche loro che se costa tanto il sale la gente piuttosto non lo compra, per cui in moltissimi paesi il sale era diventato obbligatorio comprarlo. Il sale era una forma di tassazione, nel regno di Francia, per esempio, al tempo del re Sole, la tassa del sale vuol dire ogni famiglia ha la sua assegnazione di sale e gli arriva il funzionario del fisco con la sua scatola di sale e se la fa pagare ed è obbligatorio comprarla. Ora, secondo me anche il Papa ci poteva arrivare, quindi non ci credo tanto a questa cosa che fosse un modo per, per evitare le tasse. Eh, poi a Firenze dicono ma perché noi dovevamo comprarlo dai pisani e vuoi arricchire i pisani? Ma quando mai? Piuttosto rinunciamo. E, e anche nel salame ci mettiamo i semi di finocchio e inventiamo la finocchiona invece di metterci il sale alla faccia dei pisani. Però, ripeto, sono tutte quelle cose che, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Il pane fa discutere, a volte solleva anche vere e proprie rivolte. A me personalmente è capitato di seguirne una in Giordania a metà degli anni 90, una rivolta del pane. E allora ho io una curiosità perché ho fatto una ricerchina, mi ero incuriosito, e a parte insomma senza scomodare Manzoni, eccetera, oppure quelli più recenti come lo sciopero del pane delle rose del Massachusetts, eccetera, eccetera. Però mi sono imbattuto in una guerra del pane. Si è tenuta a Torino nel 1917, se non sbaglio, e a questo punto gliela faccio io. Ma che, di che cosa si tratta? Eh, certo, siamo sempre a Torino, chiaro. 1917, agosto 1917, piena prima guerra mondiale. Noi siamo entrati in guerra già da più di due anni. Sulla popolazione civile, ovviamente, si sente il peso della guerra, restrizioni, razionamenti. Eh, nelle grandi città industriali, però. Il reclutamento dell'esercito non ha inciso molto perché gli operai sono indispensabili per la produzione bellica. Quindi Torino, per esempio, è una città che è ancora piena di operai che sarebbero in età di servizio militare, di essere spediti al fronte e che invece stanno in fabbrica, militarizzati, con orari molto... Umili. avevano appena cominciato a conquistarsi le otto ore, poi ti arriva la guerra, si torna alle 12 ore di lavoro e sotto controllo della giustizia militare. Eh, ecco e la popolazione civile comunque subisce il razionamento. Allora, il razionamento pesa, la gente non mangia bene e ha fame. Però al tempo stesso non c'è dubbio che nelle fabbriche i socialisti e gli anarchici sono forti e si sente dire: Ma questo, questa guerra dei padroni, questa guerra dei re degli imperatori è noi, è noi che la paghiamo. No, ecco, quindi c'è questa doppia dimensione. Dopodiché Nell'agosto del 17 c'è un momento in cui in città manca il pane, semplicemente perché i rifornimenti si sono momentaneamente interrotti, e scoppiano grandi manifestazioni di piazza. Gli operai e le operaie scendono in piazza protestando, e protestano per il pane, ma ci mettono pochissimo a cominciare a gridare abbasso la guerra. E quindi naturalmente le autorità si preoccupano moltissimo, le autorità reprimono con una certa violenza queste manifestazioni che durano parecchi giorni. Tipicamente l'operaio che è stato beccato dalla polizia a quel punto se lo scorda di continuare a fare l'operaio, gli si sospende il permesso e lo si manda in trincea e eh, così impara un'altra volta a protestare. No? E le autorità sono davvero preoccupate e io ho pescato e vi volevo leggere una testimonianza su questo: di come la classe dirigente. Anche fatta di persone intelligenti, colte, eh, ma di come facevano fatica a capire quello che passava nella testa del popolo. È una lettera della contessa Margherita Papafava che scrive al marito che è capitano in servizio sul fratello Zonzo 15 settembre del 17 e le racconta che il fratello di lei, il Contino Novello Papafava, è una nobile famiglia di Padova, mi pare, era a Torino per il corso allievi ufficiali quando c'è stata la rivolta. E lui, il fratellino, ha partecipato con le truppe alla repressione della rivolta. E scrive la contessa Margherita: ha raccontato tutto di Torino. Dice che erano proprio molto odiosi. Ma che la repressione è stata fatta veramente benissimo. Ha fatto effetto. È elevato molto la voglia di ricominciare, meno male. Figurati che la fame c'entrava così poco che nessuno gridava: vogliamo pane. Ma tutti abbasso la guerra e che in tasca di moltissimi arrestati hanno trovato oro tedesco, figurati se i tedeschi andavano a pagare gli operai, ecco, e foglietti che dicevano viva la Repubblica italiana con a capo Giolitti, Giolitti era l'unico politico che allo scoppio della guerra si era opposto in tutti i modi all'entrata in guerra dell'Italia. Quindi, secondo la contessa Papa Fava, loro erano pagati dai tedeschi, volevano fare la repubblica, far finire la guerra, e la contessa conclude sinteticamente: che porci. E questo è il modo in cui l'aristocrazia, appunto, percepiva le rivolte, come la rivolta del pane di Torino del 17. E io a questo punto dovrei dire tempo scaduto. <ride> e ma solo, scaduto, ma solo sì. per passare. Non so al come secondo. farai a ricavare una sola puntata da tutto questo. <ride> ma ne facciamo ma due. Siamo, siamo flessibili noi con i podcast. Allora, eh, il secondo argomento è l'amore. Allora, io mi sono permesso di scegliere questa frase, che adesso comparirà sullo schermo, come collegamento tra i due argomenti, perché in una intervista di parecchi anni fa, del 2001, Laura More Morante, la nipote di Elsa, racconta che sua zia poneva a tutti la domanda: qual è la frase d'amore più vera, cioè quella che esprimesse di più il sentimento, e tutti tendevano a dare grandi. A dire grandi cose, no? E allora lei li gelava dicendo: no, la frase d'amore l'unica è la domanda, hai mangiato? Lei, professore, <ride> che ne pensa? <ride> che frase avrebbe indicato? Ma io, una frase, non, sa, non sono bravo in questa, non saprei indicare una frase, però, questa cosa di hai mangiato mi fa venire in mente: sì, ci può essere qualcosa, dipende da come si intende l'amore. Ehm, C'è una novella del Decameron, eh, che è la novella di Pietro da Vinciolo. Pietro da Vinciole è un signore di Perugia eh, che tutti sanno che è omosessuale, eh, però in realtà lui non vorrebbe tanto che si sapesse. Nel Medioevo in teoria era vietato dalla Chiesa, in realtà non fregava niente a nessuno, non c'era nessuna forma di repressione reale, però comunque... Prefer... E si era sposato per far finta di essere appunto eterosessuale. Eh, e Boccaccio racconta che si era sposato con una ragazza che, come se fosse stata una fredda, ma invece no. Eh, era una che avrebbe avuto voglia di avere un marito che si occupasse di lei e siccome il marito non se ne occupava ovviamente lei si fa l'amante è una novella di boccaccio capite no? E quindi la classica novella di boccaccio che il marito va fuori vado a cena fuori stasera sono fuori per affari ottimo la moglie invita il ragazzo e sono lì che stanno per mettersi a tavola quando tump tump alla porta accidenti è tornato mio marito nasconditi nasconditi torna il marito e com'è? Come non è? Succede cos'è? Che un asino lo fa nascondere nella stalla, l'asino pesta il piede al ragazzo che è nascosto lì, il ragazzo strilla, il marito va a vedere, trova questo ragazzo nascosto in casa sua e dice Boccaccio e lo riconosce subito. Era un ragazzo a cui lui era stato dietro per un po' di tempo e che però non voleva mai starci. Eh, e quindi di colpo Pietro dice, ah ma sei tu, ah ma, tornano, vieni, vieni, tornano dalla moglie la moglie gli dice, ah adesso tu mi farai chissà quale scenata, lo so io, ma tu non capisci perché io, sappi che io sono una donna come le altre e ho voglia di quello di cui hanno voglia le altre e quindi con te, e Pietro gli fa, no, no, ma non stiamo a discutere di queste cose, dai, non voglio mica sgridarti, figurati, mm, avete mangiato? <ride> e dice no secondo me non avete ancora dai questo ragazzo ha fame mettici a tavola dai e si mettono tutti a tavola e, e Boccaccio finisce dicendo come sia andata a finire io non lo so so però che il mattino dopo quel ragazzo, quel giovanotto si è trovato in piazza un po' stordito e cito Boccaccio eh. Senza aver ben capito se quella notte era stato più marito o più moglie. Eh, però, appunto, la domanda fondamentale è: avete già mangiato? Quindi El Samorante, non so se intendeva una cosa del genere, ma come vedi qualcosa c'è. Ecco. Comunque, sul tema dell'amore abbiamo ricevuto numerose domande. Allora, adesso cominciamo da quella di Eleonora che ci scrive da Fermo. Leggo. Caro professore, le scrivo perché, affascinata dalla mia omonima d'Aquitania, Eleonora d'Aquitania, vorrei chiederle di spiegare che cos'erano le corti d'amore. Grazie, visto che prima mi ha sgridato che non è, grazie, con amore, Eleonora. Allora, beh, le corti d'amore sono uno degli argomenti collegati col grande tema della poesia cortese, no? della poesia stilnovistica in Italia, quindi di questa poesia amorosa, che era una delle forme di poesia preferite dai poeti del Duecento e anche prima, dai, già dai trovatori provenzali. Ecco. Eh. La poesia d'amore di quell'epoca era una roba tutt'altro che semplice, non aveva niente a che fare con le nostre canzoni d'amore che fanno la rima, cuore, amore, eccetera. No, era una poesia estremamente sofisticata, come sa chiunque si ricordi a scuola quando dovevamo leggere gli stil novisti. Era faticosissimo anche solo capire di cosa stavano parlando. È una poesia con un forte tasso di discussione intellettuale sul tema che cos'è l'amore, per l'appunto. E, e le corti d'amore sono menzionate in testi medievali come una specie di gioco di società, sostanzialmente. Tenete presente che appunto in quella società dove non c'erano il cinema, il teatro, eh, i concerti, si stava per passare il tempo si stava molto insieme, si stava molto insieme e si facevano dei giochi di società. È un possibile. Si giocava anche a mosca cieca. Gli adulti giocavano a mosca cieca, nascondino. Si divertivano molto più di noi, peraltro. ecco. Ma si facevano anche i giochi un po' più sofisticati. Per esempio, facciamo un tribunale, corte d'amore in quel senso. Eh? Facciamo un tribunale e discutiamo, poniamo una questione. Chi è che trova una questione adatta? Diciamo l'amore è una cosa positiva che bisogna cercare di seguire quando ti arriva addosso? o è una cosa pericolosa da cui bisogna tenersi lontana? Bellissima domanda, dai facciamolo. Chi fa l'accusa? Faccio io, chi fa la difesa? Voi fate i giurati e passiamo la serata così discutendo su questo e arrivando a una sentenza. Qualcuno dice sì, ma queste cose le descrivevano nei romanzi, ma nella realtà non le facevano mica. Io non mi stupirei affatto che le facessero, perché ripeto, nelle lunghe serate eh, Dante e gli amici, quando invitavano Beatrice e le altre, eh, qualche cosa dovevano fare comunque e, e la vita di società era una cosa importante. Cioè, si stava molto insieme, si facevano tante cose insieme. Quindi io penso che, che esistessero davvero e, e per l'appunto il fatto che mentre noi diamo per scontato, voglio dire a chi verrebbe in mente oggi di dire no, secondo me l'amore è una cosa brutta e negativa e, e bisogna tenerla alla larga, quando mai no, non la trovi l'accusa a quel punto. Loro sì, il che vuol dire che appunto l'amore non, non è stato necessariamente concepito allo stesso modo in tutte le epoche. no? Rimaniamo sul tema perché c'è una domanda che ci è arrivata da Nizza, ce la manda Luca e Luca scrive... Per una serie di motivi casuali mi sono trovato a rileggere il canto quinto dell'Inferno e mi sono soffermato sul celeberrimo e difficilissimo verso Amor canulla amato Mar Perdona. Vorrei chiederle come si amava nel corso della storia? Greci, romani, barbari, invasori, avevano qualcosa in comune tra loro o con l'idea che Dante ci dà dell'amore nel quinto canto? Ma allora appunto, diciamo io, mh, specialmente quando negli ultimi anni mi sono occupato di Dante, però in generale studiando il Medioevo e la cultura medievale è un problema che ho dovuto pormi. Allora io, c'è una parte della mia risposta che è un'idea che mi sono fatto e c'è una seconda parte che invece è più oggettiva, diciamo così, su quello non ho proprio dubbi. L'idea che mi sono fatto è che la gente si sia sempre innamorata allo stesso modo in ogni epoca e che la gente si innamorasse al tempo di Dante, al tempo di Pericle e al tempo degli uomini di Neanderthal, esattamente come ci innamoriamo noi. Cioè, vedi una persona che prima non conoscevi e chissà perché cominci a pensare a quella persona e a avere voglia di rivederla. Io sono abbastanza sicuro che questo esisteva e del resto, come dire, le fonti letterarie lo fanno vedere, questa idea dell'innamorarsi. E del desiderare una persona, desiderarla anche fisicamente, eh. molto di rado si è fatta differenza tra l'essere innamorati di qualcuno e il desiderare di andarci a letto. Meno che mai nel Medioevo, quando l'amore poteva essere cortese finché volevi, ma che avesse un contenuto anche molto concreto, non c'era il minimo dubbio. Ecco. Questo secondo me c'è sempre stato. Però, però poi il problema è, va bene, ti sei innamorato. Va bene, sei un ragazzo togliti qualche sfizio. Cioè no, questa è una cosa seria, è centrale nella mia vita. Io voglio quella persona. Momento. Vorrei mica dire che la vuoi sposare, quella persona lì. Sì papà, la vorrei sposare. Ragazzo mio o se preferite ragazza mia. Ma non lo sai che il matrimonio è una roba seria, che non c'entra niente con queste robe che fate voi giovani. Il matrimonio vuol dire che ti troveremo un bravo giovanotto. Di una famiglia amica nostra e ragioneremo bene con i suoceri sulla dote, sulla controdotte, perché guarda che è il tuo futuro, quello eh? quando rimani vedova, poi quanto ti ha intestato tuo marito del suo patrimonio, vedrai che a quel punto ti interesserà. E, e mica, mica solo perché è uno carino che ti Figuriamoci, queste sono scemenze da ragazzi. Il matrimonio è una roba seria. Era chiaramente così nel mondo antico e chiaramente così nel mondo medievale, le commedie antiche. Non quelle proprio classiche di Aristofane che se devo vuole erano un po' variate, ma poi la commedia nuova del mondo greco è terribilmente legata a questi cliché. Qual è il tema? Il giovanotto si è innamorato di una ragazza, peccato che lei è una cortigiana eh, e quindi in famiglia fuoco e fiamme. Poi magari nella commedia se la sposa davvero. Nella realtà era meno probabile. In sostanza uno dei grandi temi che bisogna porsi è malamore. Che Mi fa smaniare per questa persona, ma io vivo in una società non che loro immaginassero che sarebbe arrivata la società nostra, dove è del tutto naturale: ti piace quella persona e decidi di sposartela o di andarci a vivere insieme, eccetera. E nessuno dice niente. Loro non se lo immaginavano neanche lontanamente che potesse esistere un mondo così e quindi per loro che tu vivessi nella Grecia antica o nella Firenze di Dante, il discorso è mi è arrivata addosso questa roba. Mi sono innamorato perdutamente o innamorata perdutamente, anche se i poeti sono in grande maggioranza maschi, ma non solo maschi, eh, sia chiaro. Questa roba devo alimentarla. È una cosa positiva, mi fa bene o invece è una cosa sbagliatissima. È una cosa che mi fa desiderare qualcosa di impossibile, è una cosa che mi fa sragionare. Che mi fa comportare in modo irragionevole contro tutte le regole sociali. E quindi è una cosa pericolosa. Questo è uno dei grandi temi su cui si discute. E questo ti porta a immaginare l'amore in un modo un po' diverso da come ce lo immaginiamo noi, perché noi comunque se dovessimo raffigurare l'amore sarebbe comunque una cosa un po' sdolcinata, credo, in linea di massima. Dante l'amore lo raffigura nella vita nuova. Quando ha appena incontrato Beatrice e la seconda volta l'ha incontrata la bambina, si è innamorato per sempre, poi non l'ha più vista per un sacco di tempo, poi quando hanno 18 anni la incontra di nuovo. E lei lo riconosce e lo saluta per nome. E lui tocca il cielo con un dito e si precipita a casa, si chiude in camera, ci pensa, ci pensa, ci pensa a questa cosa che ha incontrato Beatrice, lei sa chi sono, si ricorda di me, poi si addormenta e sogna e sogna che gli appare un essere gigantesco e mostruoso, posto non mostruoso ma terribile, ecco. Un essere spaventoso e terribile, su uno sfondo di fuoco e fiamme e quest'essere terribile ha in braccio Beatrice nuda avvolta so nuda sotto un sottilissimo velo, dice Dante testualmente. E quest'essere terribile che ha in braccio Beatrice guarda Dante e gli dice: "Io sono il tuo padrone". Quello è l'amore. ecco, che come vedete quindi non necessariamente è un amorino con i cuoricini e così via. Il loro grande problema è forse è una cosa irrazionale innamorarsi e una persona razionale dovrebbe combatterla questa cosa. A proposito di raffigurazioni, c'è una domanda che riguarda proprio questa è una curiosità di Andrea che ci scrive dall'ospedaletto Euganeo e scrive Sono Andrea e volevo sapere qual è l'origine del simbolo del cuore e come è stato collegato al vero e proprio cuore usato anche per rappresentare l'amore. Il simbolo del cuore di per sé se uno va a cercare trova sempre quello che cerca e quindi se uno passa in rassegna l'infinita produzione artistica del mondo antico, ogni tanto trova qualcosa che assomiglia al nostro cuore, naturalmente. Nell'arte egizia ci sono raffigurazioni di questa cosa e pare che anche il geroglifico che in Egitto indica la parola cuore abbia una qualche somiglianza col modo in cui noi rappresentiamo il cuore. Poi ci sono tutte delle speculazioni sul fatto che quella forma lì è anche la forma di una certa pianta, il silfio, che pare che nell'antichità fosse considerato un afrodisiaco. Ma insomma, anche lì sono tutte quelle cose. L'importante è che in realtà per noi, vedendo quella cosa lì, è immediatamente ovvio che quello è il cuore ed è l'amore. E quindi da quando quella cosa è stata così esplicita ed evidente nella nostra civiltà? È una cosa che nasce abbastanza tardi in realtà, diciamo fine Medioevo. Perché nel Medioevo, nel 200, nel 300, ci sono già alcune raffigurazioni del. come avete capito, a loro l'amore gli interessava molto, ne discutevano moltissimo, quindi hanno una vasta letteratura sull'amore. E nel contesto di questa letteratura medievale amorosa, a partire dal 200, comincia a comparire qualche miniatura in cui si vede l'innamorato in ginocchio che offre il suo cuore alla dama di cui è innamorato. Ovviamente lei è in trono e lui è lì in ginocchio sotto di lei e le porge il proprio cuore. E questo cuore grosso modo è a forma di pera, ecco. eh, sembra una pera con la punta verso l'alto, non, non è proprio tanto simile al nostro, ecco. quindi 2300 ancora, la convenzione del cuore come lo intendiamo noi non c'era ancora, ma tra fine medioevo e rinascimento deve essere nata, anche perché fra l'altro sulle carte da gioco che vengono inventate nel 400 è il seme di cuori c'è fin dall'inizio, ecco. Quindi, quindi evidentemente in quel momento lì si è fissata questa, questa convenzione iconografica, diciamo. A dimostrazione che il passaggio tra pane e amore non è così ingiustificato, sono arrivate diverse domande alla newsletter di Intesa San Paolo proprio sul rapporto tra cibo e amore. Mariangela, Luca, che tra l'altro sono anche dipendenti di Intesa San Paolo, però... C'è una domanda analoga a quelle di Mariangelo e Luca di Elisa, che è in sala e adesso io, anzi, chiederei gentilmente: ecco, arriva il gelato, così finalmente sentiamo una domanda dal vivo. Buonasera. Buonasera. E io volevo chiedere: eh, visto che al giorno d'oggi ci sono numerosi cibi che sono eh, noti per le loro proprietà afrodisiache e che però nel Medioevo non erano conosciuti, se per caso nel Medioevo ci fossero. Dei cibi che erano insomma dei sostituti di quelli che, che oggi conosciamo, come il cioccolato, per esempio. Certo. Grazie mille. Eh, dunque, se ho capito bene, anche altri di voi del San Paolo hanno avuto la stessa curiosità. Quindi sì, qui sì, nelle austere sì. sale del San Paolo <ride> circola questo interesse. Forse nelle macchinette ci sono degli afrodisiaci. Cioccolato di sicuro. No, ecco, eh, diciamo, prima di rispondere notiamo com'era diversa la vita. In un'epoca in cui, appunto, non avevano il caffè, non avevano il tè, non avevano il cioccolato, non avevano i liquori, avevano il vino, ma non, ma non i superalcolici, non avevano droghe di nessun genere. Capite che il rapporto della persona anche con se stessa, con l'idea felici, di felicità, eh, doveva essere per forza diverso. Non per niente andavano matti per le spezie, eh e non per niente erano disposti a pagare a peso d'oro lo zafferano o il pepe, almeno quando mangi ci metti qualche cosa di diverso e che le spezie potessero essere afrodisiache, che a quel punto quando si mettevano a ragionare su queste cose un po' ci speravano, eh. ma erano appunto speranze, perché in realtà non disponendo di un approccio scientifico a questi problemi eh, erano costretti ad andare un po' appunto per ipotesi. L'ipotesi fondamentale era che le cose buone e positive hanno effetti buoni e positivi in tanti campi. Quindi lo zucchero, lo zucchero forse fa bene anche alle malattie, dopo tutto, è così buono e non può non fare bene. E così le spezie, ovviamente, no, ecco. Dopodiché non c'era, credo, il luogo comune del tipo, il tale cibo, tutti sanno che aiuta, ecco. Però c'era, invece, questo sì... Lo sforzo di singoli, di singoli individui, di singoli filosofi o di singoli cuochi eh, di farsi un'idea e di dare dei suggerimenti. Ecco. E quindi si trovano, tenete conto che la cucina, invece la cucina della fine del Medioevo, la cucina di corte, è una cosa molto complessa, eh, cioè non dovete immaginarvi l'arrostone allo spiedo, ma invece cuochi che sanno produrre piatti estremamente sofisticati con combinazioni di ingredienti e di spezie eh, anche appunto molto rare e così via e ci sono cuochi che scrivono tra fine medioevo e rinascimento libri di cucina in cui si vede benissimo che un cuoco serio pensa anche all'effetto che hanno i suoi piatti sulla salute e quindi anche su quello c'è c'è un anche una, una sovrana italiana del Rinascimento, Caterina Sforza, eh, sovrana di Forlì e di Imola dalle tue parti. Quindi, scubene, ecco, scubene. Appunto. Caterina Sforza, vissuta a fine 400, inizio 500, eh, fra mille cose che ha fatto, ha raccolto un librone di ricette, ma non solo ricette di cucina, anzi per lo più prescrizioni medicinali, ricette quindi in senso medico, cosmetici. È tutto collegato, tu hai degli ingredienti e combinando quegli ingredienti puoi fare tante cose. Quando si trattava di una ricetta che doveva avere un effetto afrodisiaco, la scriveva in codice, eh, aveva un suo codice, una lettera al posto dell'altra e a questo punto gliene leggo una, eh, in traduzione, a fare, dal codice, a fare lussuriare, inestimabile. Questo è un prodotto fantastico se volete lussuriare, per l'appunto. Prendi, anzi, piglia, lei dice, piglia acqua di betonica, che è un'erba la betonica. Io l'ho mai sentito nominare, ma io sono un asino in botanica. Erba betonica, con acqua rosa e bevine con vino caldo o latte. Quindi, acqua di rose, acqua di betonica, in un bel bicchiere di vin brûlé o in un bicchiere di latte, che vederai grande esperienza. Se vi fidate, potete provare. Forse c'è il drink nelle banchinette d'intesa. <ride> e con questo forse abbiamo finito anche la eh, seconda sì, no, parte, ci... è vero? Tempo, tempo scaduto allora invece finalmente siamo al, al terzo argomento lei ha già spiegato che appunto questa trilogia nasce, nasce con la cioè, il, mar il maresciallo carotenuto se non sbaglio no? si ferma dal, paesa dal paesano e, e gli chiede che stai mangiando? pane marescià e che ci metti dentro? fantasia marescià noi la fantasia non ce l'avevamo abbiamo invece individuato un po' di domande sulla, sulla meraviglia allora, io come, come sempre, come frase ponte, avrei scelto un, una, una citazione di una canzone di, di De André, da storia di un impiegato, se non, se non ricordo male. La citazione è, è questa, si può anche leggere: Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. E, ovviamente, in questo caso, la meraviglia non ha una connotazione positiva, ma meraviglia è lo shock, lo stupore l'orrore, l'indignazione. Sullo stupore ci è arrivata una domanda da parte di Alberto che ci scrive da Ortona e che ci chiede: "Potrebbe spiegare professore che cosa si intendeva per stupor mundi nell'antichità?". Allora, eh, stupor mundi è un termine con cui è stato definito l'imperatore Federico II di Svevia nel Medioevo, quindi. Eh, io non lo so se poi Alberto magari pensava a quello, ma io, diciamo, ho preso alla lettera il discorso dell'antichità. Sono andato a vedere, c'era già anche nell'antichità questa espressione, a dire tutta la verità secondo me non c'era, non viene fuori in nessun dizionario, in nessuna raccolta di citazioni, eh, anche se c'è da qualche parte in rete, si trova qualche sito che dice che veniva chiamato Stupor Mundi l'imperatore vittorioso che celebrava il trionfo, avete presente no? il trionfo celebrato dai generali romani, però io nei testi latini... Anche appunto attraverso i dizionari, i vocabolari, che si usasse questa espressione elogiativa, non l'ho trovato da nessuna parte. E devo anche dire che in latino classico stupor. Mentre chiaramente nel Medioevo, quando usano questa espressione per definire Federico II, pensano allo stupore in senso positivo, cioè ci ha stupiti tutti, ecco. In latino classico stupor non ha tanto quel senso positivo, eh. Tenete conto che stupor ha la stessa radice di stupidus. La persona stupida è quella che è rimasta stupita, per l'appunto, ecco. E invece Federico II, in un'epoca in cui il latino si è evoluto e ha cambiato tante delle sue aree semantiche, insomma, c'è un autore, un cronista del suo tempo, un monaco inglese, Matthew Parris, che scrive, appunto, subito dopo la sua morte, che lui era stato, fra le altre cose, uno stupor mundi et immutator mirabilis cioè un meraviglioso, mirabilis, mh, si può dire cambiatore delle cose, ecco, uno che a, dove arrivava cambiava le cose in modo meraviglioso, e dunque stupor mundi. Peraltro su questo mi fermerei ancora un attimo, perché da questo disgraziato monaco inglese che scrive questa frase, tutti poi dicono, Federico II era chiamato ai suoi tempi stupor mundi. A dire la verità, è quest'unico cronista che lo dice, eh. Eh, dopo la sua morte. La formula è bella, ci piace. In realtà Federico II all'inizio della sua vita era stato soprannominato in un altro modo. Federico II, che come ricorderete dai ricordi di scuola, era figlio dell'imperatore Enrico VI, quindi ereditava le pretese sull'impero, ma era anche figlio di Costanza d'Altavilla, la Normanna, quindi da lei ha ereditato il regno, quello che in Italia nel Medioevo si chiamava il regno e basta cioè il sud, l'Italia meridionale. Lui era imperatore potenzialmente, all'inizio poi lo è diventato, ed era re dell'Italia meridionale, che in molti paesi europei veniva chiamata per così, non mi ricordo più che figura retorica è, comunque, sineddo che è la Puglia. Specialmente nei testi francesi medievali, quando si legge la Puglia o le Puglie, a Puglia in latino, si deve capire che si intende il sud in generale cosa di cui i pugliesi possono essere forse giustamente orgogliosi peraltro eh, e ce ne saranno tanti qui, immagino. Allora, Federico, ragazzino eredita il trono già ragazzino è una figura conosciuta ovunque naturalmente questo ragazzino che è diventato re della Puglia e aspira all'impero ed è conosciuto e qui ci sono davvero molti testi contemporanei che lo citano come il puer Apulie ovvero, unica traduzione sensata, il ragazzo del sud. Federico II è il ragazzo del sud per antonomasia agli occhi del resto, del resto dell'Italia e dell'Europa. C'è ecco. una domanda di Isabella che non indica da dove c'è scritto, e, e, però credo che potrei sbagliare, però va un po' all'origine del significato del termine che abbiamo scelto come argomento, ovvero la meraviglia. Leggo. Stimatissimo professore, vorrei chiederle di raccontarci delle guide turistiche medievali, ovvero le mirabiglia. Vorrei capire quanti le consultassero, fossero precise, quanto fossero precise e attendibili e se a lei come storico siano mai state utili come fonte. Grazie e complimenti per il bellissimo podcast Isabella. <ride> Uh, sì, le, forse, forse si dice in realtà piuttosto i, i Mirabilia, credo, no? perché come dire, è, un, è un neutro plurale. Um, non, è, non è che ci fosse il genere della guida turistica nel Medioevo, ecco. Ma c'era la guida turistica della città che dal punto di vista turistico era la più importante d'Europa, ovvero Roma. Perché a Roma si andava in pellegrinaggio. Certo era ancora meglio andare in pellegrinaggio a Gerusalemme se uno poteva permetterselo, però nell'epoca delle crociate la cosa non era poi così semplice in tutti i momenti. Andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per un cristiano del Medioevo era chiaramente la cosa più importante in assoluto e infatti noi fin dal IV secolo, quindi dai primissimi secoli del cristianesimo, abbiamo diari di viaggio, itinerari di persone che sono andate a Gerusalemme e che hanno raccontato le tappe del loro viaggio. Tra l'altro uno dei primi autori donna che possiamo ascrivere al Medioevo è questa monaca Egeria, appunto del IV secolo, che ha scritto raccontando il suo viaggio a Gerusalemme. E a Gerusalemme si andava, ovviamente, quello è il pellegrinaggio più importante di tutti, perché il pellegrinaggio per i cristiani voleva dire andare a trovare il Signore o i suoi santi, ma proprio andarlo a trovare fisicamente. Certo, a Gerusalemme Gesù non c'è più perché è risorto, va bene. Però è, è stato sepolto lì tre giorni e c'è ancora ovviamente il suo sepolcro. E andare a Gerusalemme vuol dire andare dove è vissuto, è morto ed è risorto lui. Ed è un'esperienza straordinariamente emozionante, eh. vuol dire. Noi abbiamo testimonianze medievali su questo, cioè l'idea. Sto pestando la stessa polvere. Che ha pestato lui. E poi è chiaro che, capite, siccome loro tutti sono convinti che quando muori in un modo o nell'altro, lì ci sono versioni diverse, ci saranno un angelo e un diavolo che verranno a dire chi lo prende? Lo prendi tu o lo prendo io questo? Eh, oppure comunque prima o poi dovrai comparire davanti a lui in ogni caso, ecco. E, e lui ti chiederà perché ti dovrei far entrare. Eh, e tu dirai: lo so che ne ho fatto di tutti i colori, ho peccato. Però, però ho fatto anche delle cose buone in vita mia, sono venuto da te. Ci ho messo anni eh? il pellegrinaggio a Gerusalemme vuol dire stare lontano da casa anche anni. È pericoloso, faticoso, costoso uno su due non torna a casa. Quindi, insomma, almeno questo lo posso dire che l'ho fatto ora, dopo Gerusalemme, il pellegrinaggio più conveniente, che passiona di più, che coinvolge di più con cui si guadagna di più naturalmente, è andare a Roma da San Pietro, perché è sempre il solito discorso, sarò lì davanti e chiederò che mi aprano. E dentro c'è uno che ha le chiavi, ed è San Pietro. E a San Pietro potrò almeno dire, ma ti ricordi che sono venuto? Sono venuto davvero da te, perché San Pietro è lì, sepolto lì, ho baciato le tue ossa. Adesso la sto mettendo sullo scherzo, ma in realtà sono emozioni significative. Per I cristiani di quei secoli, e quindi una marea di gente va a Roma, ovviamente essendo anche loro esseri umani. Vanno a Roma e dicono: ah, 'Ma che meraviglia! Ma cos'è quella roba lì? Eh, quello lì è il castello in cui l'imperatore Costantino si era. invece è il Colosseo. però a, al turista, i romani: mi spiego, ecco, tutto quello che c'è da vedere sono tutte robe meravigliose, e i romani ne sono consapevoli. E quindi a Roma a un certo punto, nel XII secolo, noi cominciamo a trovare manoscritti conservati nelle biblioteche romane in cui sono contenute appunto queste descrizioni ad uso dei pellegrini delle meraviglie di Roma. E quello è proprio un genere prodotto in loco, tendono a essere anche ripetitive, si copiano l'una con l'altra. E poi ce n'è una famosissima che invece è quella di Maestro Gregorio nel 200. Questo maestro Gregorio è un ecclesiastico inglese che va in pellegrinaggio a Roma e scrive poi la descrizione di Roma come l'ha vista lui. E la cosa particolarmente interessante è che anche lui è un ecclesiastico del 200, gli interessano le antichità. Sì, San Pietro lo descrive rapidamente, sì sì, per carità c'è San Pietro. Eh, la Basilica di San Paolo, sì sì, c'è la Basilica di San Paolo. Però il Panteon, il Panteon lo misura. Quanti passi di diametro, di circonferenza, eh, le colonne, le statue. Ecco, maestro Gregorio descrive proprio testualmente ogni singola statua che ha visto, gli archi di trionfo, le colonne che sono ancora in piedi, i palazzi. Quel palazzo lì, in realtà sono le terme di Diocleziano, però a lui gli sembra un palazzo. E quindi è un testo a sé stante, questo, nel genere dei Mirabilia. Poi Isabella chiede se me ne sono mai occupato direttamente. No, non me ne sono mai occupato direttamente. Se ne occupava, e me l'ha spesso raccontato, uno dei miei maestri, che era Chiara Frugoni, con cui ho, che è scomparsa da poco, con cui ho lavorato per tanti anni, e io è da lei che ho imparato, diciamo, che c'era questo testo fantastico di, di Maestro Gregorio, Le meraviglie di Roma. Restiamo proprio a Roma, perché... È arrivato un messaggio da Matteo, e purtroppo non, non ci ha mandato l'audio, c'è solo un messaggio scritto, peccato perché sarebbe stato bello ascoltarlo. Professor Barbero, salve, sono Matteo, ho 12 anni e vivo a Roma. Io vorrei sapere chi ha stabilito quali erano le sette meraviglie del mondo e perché tra queste non ci hanno messo il Colosseo. Eh già, certo. E non ci hanno, hanno messo il Colosseo perché la lista delle sette meraviglie del mondo. Tu dici, è stata fatta nell'antichità? Sì, sono tutti grandi edifici dell'antichità. E quindi? Ma l'antichità è lunga. La lista delle sette meraviglie del mondo è stata stabilita nel mondo ellenistico eh, più o meno tre secoli prima che a Roma costruissero il Colosseo. Eh, è stata stabilita nel terzo secolo a.C. E questo si può anche sapere perché le sette meraviglie hanno ciascuna una sua storia e una di quelle meraviglie, il Colosso di Rodi, è crollata per un terremoto nel 226 avanti Cristo. Dal 226 avanti Cristo il Colosso di Rodi non c'era più. E quindi chi ha fatto la lista delle nostre sette meraviglie l'ha fatta prima. D'altra parte, parte c'è il faro di Alessandria e il faro di Alessandria era stato costruito intorno al 300, al 280 a.C., prima non esisteva. Quindi, insomma, la lista è stata fatta in quel momento. Matteo, il Colosseo, l'hanno fatto Tito, Vespasiano e Tito e Domiziano, fine del primo secolo, 300 anni dopo. Temo che sia una scarsa consolazione il fatto che, come ho scoperto, magari lo sapevate tutti, io non lo sapevo, ci sono anche le sette meraviglie del mondo moderno. Eh, che però si intende dal 230 avanti Cristo in poi. Quindi, le Sette Meraviglie del mondo moderno hanno fatto un concorso. C'è un'azienda che ha lanciato un concorso nell'Olimpiade del 2000, e poi ha nominato dei giudici e ha raccolto indicazioni, stavo per dire, dagli ascoltatori, pensiamo un po' come facciamo noi. E, e alla fine hanno scelto le Sette Meraviglie del mondo. Successive alle vecchie sette. E qui tra i vincitori c'è il Colosseo. Peccato che a quanto pare l'azienda che ha fatto questa cosa è un'azienda che l'ha fatto a scopo di lucro, eh, lanciando varie forme di promozione pubblicitaria e guadagnandoci un sacco di soldi. Insomma, quindi è leggermente meno nobile rispetto alla lista antica su cui credo che non ci fossero sponsor, ecco. Diciamo. C'è una curiosità divertente che arriva anche questa dalla newsletter di Intesa San Paolo Nero da parte di Patrizia. Patrizia si domanda, visto che le favole dell'Ottocento e Novecento sono ambientate generalmente nel Medioevo, castelli, principi, principesse, eccetera, quali favole venivano raccontate per meravigliare i bambini nel Medioevo? E devo dire che questa domanda potrò rispondere solo parzialmente. La vita dei bambini del Medioevo è una cosa che a me ha sempre interessato molto, così come interessava Chiara Frugoni, e... Andando a cercare, si trovano tante informazioni eh, sulla vita dei bambini, sui giochi dei bambini, mai tante quanto vorremmo averne, però, ecco. Sui giochi dei bambini ci sono delle cose meravigliose. Capite, i bambini sono una cosa interessantissima perché il bambino, quando nasce, non è il bambino che nasce adesso, non è ancora un essere umano del XXI secolo. È un essere umano, come dire, tabula rasa. Poi tutto quello che noi gli insegniamo ne fa un essere umano del ventunesimo secolo, ma ci mette qualche anno per allinearsi pienamente con la mente. Quindi voglio dire che un bambino che sta appena imparando a parlare, io sono abbastanza convinto che non è diverso, non granché, da un bambino che stava appena iniziando a parlare nell'anno mille. Poi più cosa impara e più ovviamente appartiene alla sua epoca. Quindi nei bambini c'è, come dire, qualche cosa che ci può permettere di immaginare che fossero molto simili anche nel passato. O se volete, i bambini di oggi, sotto certi aspetti, sono simili a quelli per esempio del Medioevo, in un modo talmente evidente che non ci riflettiamo mai. Si va al mare, si gioca con la sabbia, paletta e secchiello. Il bambino del XXI secolo naturalmente costruisce grattacieli, svincoli autostradali, l'opera di Sydney. Cosa costruisce? Castelli. Bambino costruisce castelli perché è dal Medioevo che i bambini, quando hanno della sabbia, costruiscono castelli e questo noi lo sappiamo. Lo sappiamo perché c'è almeno una vita di un santo del XII secolo che dice che era santo e si capiva fin da bambino che era santo perché, quando giocava con la sabbia, mentre gli altri bambini costruivano castelli, lui costruiva chiese. E... <ride> Però, capite, gli altri bambini costruivano castelli, cioè gli edifici che loro vedevano intorno a sé, e da una stagione, Da un'estate all'altra, per mille anni, i bambini hanno insegnato ai bambini più piccoli di un anno che con la sabbia si costruiscono castelli e quello non si sradica in nessun modo. Le favole, invece, io personalmente non ho mai trovato indicazioni precise. Ecco, mh, gli adulti se ne interessavano, le favole sono un genere letterario, ma nel Medioevo erano le favole tipo quelle di Esopo, di Fedro, avete presente la volpe e l'uva, le favole di animali, no? Mentre invece le favole che sono state poi raccolte nell'età moderna da Però, dai fratelli Grimm, che sono certamente molto più antiche, però io personalmente non ho cognizione che siano stati trovate proprio già testi medievali che le presentavano. Poi, però, certi aspetti del mondo delle nostre fiabe, indubbiamente, c'erano già nel Medioevo, anzi le hanno inventati loro, le fate. La letteratura cavalleresca medievale è popolata di fate, che sono una cosa che nell'antichità non c'era. Per carità, c'erano le ninfe dei boschi, le ninfe delle acque, ci sarà magari anche una continuità. Ma le fate sono un'altra cosa. E sono naturalmente una cosa che poi noi abbiamo un po', come dire, avvilito, no? La, fata, la fatina buona. Ecco. Le fate medievali non sono la fatina buona. Le fate medievali sono quelle di certe fiabe che conosciamo anche noi oggi. È nata una bambina, sono arrivate tutte le vicine, fra cui una fata, e tutte hanno fatto il loro regalo, e la fata è stata servita per ultima al banchetto del battesimo. Ah sì, ti, ti fa, ecco il mio regalo. La prima volta che qualcuno ti bacerà, ti addormenterai, mi spiego, quel genere di cose lì. Quindi le fate, insomma, le fate c'erano. E indubbiamente le ha inventate il Medioevo e ce le ha tramandate, ma non sono così sicuro che le raccontassero ai bambini queste storie, eh? perché così come gli adulti, se Dio vuole, giocavano loro a Mosca cieca, è possibile che si raccontassero loro anche i racconti delle fate. e Il tempo è scaduto. Eh, barbero, chat GPT 10 a 0, palla al centro, siete d'accordo? no? Eh vabbè, 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 vabbè. Grazie. Permettetemi. Grazie. Oltre, oltre a ringraziare il professor Barbero, che ha dato prova di una capacità, perché io, io li vedo i suoi appunti, in realtà sono tre righe, quindi. Eh, però io vorrei ricordare anche Federica, Francesco e tutto lo staff di Intesa San Paolo Ner eh, per il podcast. Così come tutte le persone di Intesa San Paolo Ner che hanno organizzato questo evento e poi ovviamente dal punto di vista, dalla parte di Cora, oltre a Mario che è qui e ci ha salutato, eh, Lia, Rosella, Anna di Cora Storia, eh, collaboratrici con cui tutti i giorni lavoriamo a questo e a molti altri podcast che spero ascolterete e, e naturalmente tutte le amiche e gli amici di Cora Media a Roma e a Milano, che permettono il nostro lavoro quotidianamente. Grazie a tutti, anche da parte mia. Buonasera a tutti. Uh. Grazie. Buonasera. Buonasera. Come state?